Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Ride 2, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, andiamo a vedere un pochino cosa possiamo fare. Eravamo anche qui, in questa zona, se 50... Sì, è vero, avevamo visto che... possiamo provare a dare un'occhiata a un nuovo eventuale acquisto. C'erano diverse moto molto ma molto fighe. Qui l'avevamo fatto con la nostra... confè, vediamo un pochino. Sì. Ok, dobbiamo vedere anche quelle un po' più prestanti. Naturalmente, vabbè, ci fa utilizzare le nostre. Così come qui, ad esempio, possiamo andare a vedere qualcosa da acquistare. Ci dà anche un bel po' di moneta, devo dire. Non tutte, questa qui sì. Quindi si potrebbe anche provare. Vediamo che moto possiamo acquistare. C'era la mitica Yamaha R1, che effettivamente è il suo perché, Per quanto la Kawasaki ZX10 è anche molto faiga, ce ne sono tantissime molto faighe che pian piano possiamo acquistare. C'è da dire che comunque, vabbè, la R1, a parte la Kawasaki è bellissimo questo verde, ma... cioè ha comunque il suo perché, Questa costa un bel po' di più in realtà, elaborazione gara disponibile, questa invece no, Quindi qui eventualmente possiamo fare anche l'elaborazione da gara, ci costa di più al momento, però potrebbe servirci più avanti con la disponibilità dell'elaborazione da gara, che dite? Vai, ha un po' più di maneggevolezza. Dai, prendiamo la Yamaha R1M del 2015. Ma sì. Acquistiamo questa nuova moto che ci può stare. Ora, dobbiamo anche vedere, complimenti per il tuo impostare questo veicolo come moto preferita, al momento sì. Non ricordo in realtà qual era il limite però a livello di punti prestazione, fino a 984, ok. Tanto per curiosità, questa elaborazione da gara, vediamo com'è. No, aspetta, prima fammi vedere com'è. Costa, la porta 984 punti prestazione. Al modico prezzo di 200.000 crediti, che per quanto possa essere bellissima è tutto, però faccio prima quasi a comprarmi una moto direttamente da gara, che costano più o meno 200 e passa mila naturalmente, però a quel punto facciamoci una gara a manicure, facciamo così, va. Sì, il coso del lì a tempo è meglio rifarla più avanti perché è un po' problematica dal punto di vista della stabilità, perché è molto turistrofico quella pista, quindi ci vuole un po' di pratica. Siccome il giro è abbastanza lunghetto, magari poi ci dedichiamo meglio, magari anche quando abbiamo modificato un pochino la moto, perché a livello di tenuta siamo non stiamo messi bene e quel tracciato è improponibile con... o meglio, sì, vabbè, dobbiamo fare un po' di prove, però come detto, siccome il circuito è abbastanza lungo, ci vogliono un po' di pratiche e tentativi, quindi poi rischiamo di perdere troppo tempo, tra virgolette, quindi siccome questo video lo vorrei postare il prima possibile, poi torneranno anche altri titolozzi, come Formula 1, la nuova stagione, la terza stagione, occhio... assetto corsa eccetera, che qualche speciale di assetto corsa non ve lo perdete in questi giorni direttamente in pista. E va bene, come detto, possiamo migliorare un bel po' la nostra moto, perché punti prestazione, siamo andati tutti lunghi in realtà, pure quello là davanti, però mi sono piantato un po' a questo qui, occhio. Sì, perché abbiamo molti punti prestazione in meno rispetto al limite, quindi onestamente non so se gli altri hanno modificato le loro moto o meno.
Noi qualcosina la possiamo andare a modificare, magari. Vediamo qual è il problema della moto, così poi ci regoliamo di conseguenza per le modifiche. Questa prima gara vediamo. Allora, diciamo che a livello di frenata e stabilità abbiamo dei problemi, quindi possiamo agire sui freni, eventualmente anche sulle gomme, le sospensioni. Sì, le sospensioni direi di sì, perché almeno miglioriamo anche un po' il destra-sinistra. Questi ce l'hanno Racing, le moto, secondo me qualche modifichina ce l'hanno fatta, perché non mi tamponi, guarda sto bastardo. Ma che cos'è? Guarda, guarda. Maledetto. Con quanta cattiveria. Come si chiama lei? Mi dia le sue generalità. L'altra volta almeno abbiamo avuto la correttezza del signor Speedy Gonzales e del portinaio. Invece il signor, non lo so. Era uscito scritto, ma ero un attimo concentrato nella staccata, quindi me lo sono perso. Sto giocando con il giapponese. Vediamo un po'. Vabbè, questo giustamente. Shimizu. Ma che è Yoshimitsu, quello di Mortal Kombat? Quello è così cattivo. Non so se Shimizu era così la seconda parte di Yoshimitsu. Lo ricordate? Aia, bellissimo. Per quello è così violento sto bastardo. Viene da un picchiaduro. E non frena, ma perché alcune volte abbiamo dei seri problemi di staccata. Oppala! Siamo salvati per un pelo, per un pelo. I primi due vanno veramente a bomba. Non sono lontanissimi. In realtà noi abbiamo fatto parecchi errori, quindi volendo. Si può migliorare. Scusi, signor Shimizu, ma lei è stato molto cattivo con il nostro Trota, quindi attenzione, guardalo lì, ci svernicia come se non ci fosse un domani. Anche lui ha la R1 e credo sia abbastanza modificata. Come potete vedere, vabbè, a parte targa eccetera, ma anche la marmitta aveva Racing. E infatti sul dritto, comunque, quando bisogna affondare di potenza va forte, eh. Quindi qualche modifica la possiamo fare anche noi, dai. Quello che ci frena dalle modifiche in realtà è il fatto che. No, forse la marmitta sembra molto simile a quella di serie, forse è quella di serie. Dicevo, quello che ci frena un pochino è i costi, sono i costi delle modifiche. Certo, ce li rifacciamo in gara se riusciamo, ecco, a fare i primi eventualmente, perché già se mettiamo le gomme Top Racing lì ci costano 10.000, cioè la metà della moto. È per quello che abbiamo un po' il braccino corto, soprattutto in queste fasi, vabbè, perché siamo sempre senza un soldo. Attenzione! Mamma mia, abbiamo il terzo posto rubatissimo, rubatissimo un po' con questa ultima curva fatta con estrema aggressività, però ci può stare. Quindi ora, questa qui credo di poterla utilizzare anche in qualche altra gara, nel senso delle altre categorie. C'è da dire però che questa già di serie ha 811 punti prestazione, quindi supera le altre categorie dove era 750 e 650 forse, una cosa del genere. Però scusate, la R1 andava acquistata, andava utilizzata, quindi. Era un acquisto da fare. Ora, siccome siamo in questa categoria e
gli 800 punti di prestazione ci possono stare. Andiamo su. Fino a 984, vediamo le altre categorie. 780. Vabbè, comunque qua già sforiamo, quindi. Hypersport, moto in uso ammessa, qual è il limite qua? 984 anche qui, quindi. Possiamo arrivare dai a 984. O meglio, anche se non arriviamo a 984, però almeno qualcosina in più ce la possiamo mettere. Andiamo allora con. Vediamo le gomme, ci portano già a 8,35. Ah no, 2000 costano, penso di più. Diablo Superbike, vai. Ne abbiamo un po' più di tenuta. I cerchi, vabbè, per il momento teniamo quelli. Andiamo. Questi non so se vanno a mettere qualcosa. Forza frenante, sì. Vabbè, la colorazione rimarrà questa, quindi. Direi che quelli. C'è un blu più scuro. Ok, dai, ci possono stare, li manteniamo. Il blu scuro classico. Ok. Pinze dei freni, anche queste andiamo a mettere se ci sono un bel blu scuro. Costano ben 1000, però va bene, tanto come detto il limite 84. Spendendo un bel po' di moneta, però dai, ci sta, ci sta. Vediamo anche la trasmissione, già che ci siamo. Questa cambia un po' di. Sì, non tantissimo, però. Vabbè, questo è il cambio da gara, però poi dobbiamo cambiare solo il fatto che possiamo regolarlo noi manualmente, quindi magari. Lo facciamo in un'altra situazione e vediamo qui. Allora, andiamo a mettere l'olio da gara. Costa poco e ci dà un po' più di prestazione, quindi va bene. Marmittone, c'è il marmittone da gara 9,7, 9,15 e 9,7. Quelli 9 e 15 sono 1, 2 e 3. Questi due sono uguali, questo è un po' di meno. Ah, anche se è figo, però. Vabbè, mettiamo questo. Quello nero non lo so, non ci sta benissimo. Vabbè, andiamo anche un po' di estetica a vedere. Centralina. 9,23, vabbè, possiamo modificare praticamente tutto. Testata qua. Investiamo, investiamo. Vediamo come va sta R1 in questo modo. Dopodiché, aspetto, possiamo eventualmente togliere gli specchietti. Vediamo anche le frecce alla targa. Per il resto non so se vogliamo mettere qualcosa che dia sul blu. Che ci sta, dai, ci può stare. So che è solo estetica, ma. Forse è troppo scuro questo, sì. Questo è troppo chiaro e quello è troppo scuro in realtà. Anche troppo chiaro. Vabbè, sta a guardare il capello. Monopoli dei freni fatte. E sì, vabbè, perdiamo un po' di tempo anche nelle modifiche su via. Saranno il top, ma. Va bene, è pronta, è pronta. I cerchi li lasciamo quelli, dai. Vediamo un po' come va.
quest'altra garetta e 947 adesso non è comunque il top delle prestazioni accettabili, che forse cioè vanno bene anche secondo me le moto proprio da gara, elaborate da gara. Però così dovrebbe andare un po' di più. E sì, perché secondo me anche gli altri qualcosina l'avevano modificata. Per quanto riguarda l'estetica, fatemi sapere la vostra su questa R1. Come detto, a me la parte frontale invece non mi garba parecchio rispetto alle altre R1. Mi piaceva più prima con queste due lucine così e quella specie di becco. Non lo so, mi piaceva più prima la R1. Quelle degli anni scorsi. Attenzione, attenzione. Occhio. Aia, aia. Ok, molto prepotente. Mamma mia, troppo prepotente, mi sa. Non mi investite. Aia. So che sono rientrato un po' bruscamente, ma... Allora, prestazionalmente sembra andar bene, però è un po' instabile in frenata e in accelerazione. Sì. Vai, vai. Siamo quinti e non va bene, siamo quinti e non va bene. Staccatura. Dai che abbiamo una bella forza frenante questa volta. Linea teorica. Oppela. Rischiato un po', tanto. Ah, aspetta, aspetta. No, no, aspetta, non ho proprio visto. Cioè, vedevo che c'era il punto di frenata, cioè me lo sta segnando, però non avendo visto la minimappa, siccome prima abbiamo visto che... Sì, anche perché la pista non me la ricordavo benissimo, cioè non me la ricordo. Aia, no, nelle curve strette non... Perché il destra e la sinistra o si incanta troppo o troppo poco. Abbiamo anche 2 secondi di penalità, quindi... Cioè non andiamo molto lontani. Dobbiamo superarli e dargli un bel po' di pista. 2 secondi di penalità sono tanti. Aia. Quindi dacce sotto, trota, dacce sotto. Non è per niente facile riuscire a domare questa moto. Vai, vai. Andiamo il signor Mari. Attenzione. Ho superato il signor Mari. Poi noi ci chiamiamo Trota, quindi... Sti cognomi noi dobbiamo... Ma sì, almeno chiariamo un pochino dei vari piloti che incontriamo lungo l'arco della nostra carriera. Allora, qua attenzione perché a un certo punto si incanta tutto di botto sto Trota che dice rende le cose difficili. Ora ce ne dobbiamo andare perché dobbiamo dare 2 secondi agli altri, più di 2 secondi. E onestamente non so se sia fattibile. Abbastanza pulita ma allo stesso tempo cattiva. Dove cazzo è? Perché è caduto? Scusate. Cosa ho preso? Forse ho preso un po' male il cordolo. Dai che c'è il signor Mari che pressa. A 1 secondo e 1. Occhio.
vai, vai. Via, via. Mari mi sa che ci frega poi, eh. Ci frega, sì. Che due secondi non li riusciamo a dare, secondo me pure quelli dietro, perché stanno attaccati. Vabbè, dobbiamo fare anche un po' di pratica con il nostro nuovo veicolo, perché praticamente è diverso. Attenzione, due secondi. È diverso da quello che avevamo prima. Quello prestazionale è diventato un mostriciattolo. Non che prima fosse uno scooterone, però. Dai, dai, che l'abbiamo guadagnato abbastanza. Vai così. Dai, che ci se la fa, ci se la fa. Forse, eh? In linea teorica, sì, perché abbiamo guadagnato, ok, un bel po' di secondi nell'ultimo giro. Va bene, va bene, dai, così è abbastanza prestante da poter fare magari anche l'altra gara. Come detto, vi ho skippato perché era da rifare, ci dobbiamo perdere un po' più tempo, fare qualche giro in più. E va bene, abbiamo anche la nostra nuova Yamaha R1 che si aggiunge alle nostre, al nostro parco moto. E vabbè, abbiamo aggiunto un gran bel motone. Poi vabbè, una Kawasaki la prendiamo, eh. Una Kawasaki la dobbiamo prendere. Anche perché, se non sbaglio, forse c'è il campionato dedicato alle ninja direttamente. Comunque ragazzi, a questo punto fatemi sapere la vostra. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like, condividete. Questa è la nostra nuova Yamaha R1 modificata. Fatemi sapere allora se vi garba o meno. Come detto, in generale non è male. Però davanti quel frontale così con quelle due lucette e quel bucone per la presa d'aria non mi garba tantissimo. Mi piace più col muso proprio a becco d'aquila, tra virgolette, con una luce singola. Comunque, fatemi sapere anche il vostro gusto. Ci vediamo alla prossima, allora. Mi raccomando, seguitemi sulla pagina Facebook per le live, eccetera, e sul secondo canale. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.